Buonasera Ryan, buonasera Only, buonasera Odio le carote, buonasera Netandi, come va? Spero tutto bene. Come va, come va? Oh, Fasmofobia, ci sta. Allora, più che altro, Fasmo è un gioco che richiede abbastanza risorse, cioè per quanto il gameplay è quello, robe così, è un gioco un po' ottimizzato così così. Però, via. No, non è, non, non è aperto. Non ti fidare mai di Netandi. Netandi ha sempre un coltello. Non facciamo partire la disinformazione, ok? Il meme, ma non la facciamo partire. Però, guarda, ma, guarda, proprio così, proprio certo, così, vai. M ho spostato la cam allo... forse di poco, non lo so. Cioè, allora, o è stato uno spettro stanotte, o... oppure non lo so. Cioè, veramente, perché non l'ho toccata. Cioè, pro... Oggi proprio sono stato al PC, eh... ho fatto un paio di robe per il gioco, o oggi ho sfornato un bel po', sono contento di sta roba. i pupazzi Sera odio le carote. E sta qui. Ho deciso di mettere le console qua sopra, anche se le PlayStation non si vedono, però boh, bomba. Vorrei però adesso questo è una roba proprio più in là, proprio una cazzata che metterò più in futuro, delle lucette tipo nello cioè dietro per illuminare, non lo so idea a caso comunque fra poco ve lo dico andiamo avanti con il DLC di Little Nightmares tutto bene tutto bene carote a Natale a Natale vabbè c'è le lucette dei Natali ci cioè, si mette l'alberello qui ehm, lì appunto quelle specie di striscette lucine lì dopo ci si sbizzarrisce oggi comincia il Black Friday Davvero? Io non sono. Non seguo molto sta roba. Perché mm, per, io ho il sospetto. Per me alzano i prezzi. Sarò pazzo io. Sarò pazzo io. Per me alzano i prezzi. Però lasciatemi lasciatemi nella mia pazzia. Ma non è uscito Mario RPG oppure ancora devi uscire. Allora, io non, non credo di riuscirci, ma volevo comprarmi questo è proprio un accessorio per le stream, che è il... Um, scusate, è lo stream deck, praticamente è una roba con vari bottoncini, tipo io premendo si attivano delle azioni, come ad esempio una transizione a una scena senza che io smugino col mouse clicco il bottoncino e c'è la transizione. E in realtà dopo lì posso impostarlo come, come voglio, quindi ad esempio posso alzare il volume, abbassarlo, cambiare la mia voce, e... oppure far partire, che ne so, inquadrature di questo tipo. E robe così. Dai eh. Allora c'è da una roba I Joy-Con costano troppo <ride> Non mi fido Via uh, oddio, oddio Allora sicuro su Amazon Non so se casomai uh, Li trovi A un prezzo scontato Per via degli sconti uh, Madonna anche se prima o poi prima di tutto vi devo prendere il controller e poi, prima o poi arriverà Zeldone eh? ma lì vendono le robe di dei Joy-Con mi pare strano, lì vendono più cioè non mi pare che vendono i Joy-Con Oh, può essere che casomai le vendano le, le periferiche A eh, posto, se, cioè, se vendono i Joycon, allora sono un buffone perché non l'ho mai acquistato. O forse li vendevano tempo fa, non lo so. Penso anche Joycon. Io non ho mai trovato perifer periferiche. Oh, può essere che ci sta. Te lo cerco in questo momento. Me qua con di Joy-Con di periferico mi dà zero. Vabbè, incredibile. To, allora, prima di partire vi faccio vedere... Cerca l'altro sito, intanto noi fra poco partiamo. Però, ehm, ecco, ehm, altra roba. Questa è una, una bozza per il logo del team e vogliamo riprendere un nostro vecchio nome. Che abbiamo utilizzato per uh, un mini momento qua sul sito Viola. Non è un altro canale, è proprio un altro canale di Twitch che ormai penso non ci sia più niente: che si chiamava Monolito Podcast ed era appunto un podcast condotto da me Frank e Nico Prinz. In arte eravamo tutti e tre. Eh, Frank uno si chiamava appunto Frank, era Frank Prinz si chiamava Franco e io mi chiamavo Fifty Frank. Questo era il trio Frank. E vabbè, fatto sta che, per il momento, la prima bozza è questa qua. E, aspetta, eh. adesso non guardate qua lo sfondo. L'ho messo io di base, però appunto questo cubo perché è appunto monolito. Penso rimarrà, non, non avrà tipo production, o così proprio si chiamerà Monolito. E ho pensato boh, a un cubo così semplice. E, e via. Dopo c'è le magliette. No, non è vero, merce non credo ci sarà. Grazie, Olli. Allora la pagina la lascio aperta perché non si sa mai se devo fare delle modifiche. Lascio aperto. Andiamo su Little Nightmares. Let's go. Ci mettiamo di già così... Ecco. Comunque penso che non riuscirò a prendere uh, appunto qualcosa durante il Black Friday. Penso di fare qualcosa, di prenderlo a Natale, che forse è meglio. Buonasera Anna. Buonasera Deux. Come state? Spero tutto bene. Dove sei stata, Deus? Madonna, ma io. Allora, questo perché sono pazzo, furioso, io, ma sento il volume di Little Nightmares altissimo, andiamo, se faccio riprendi partita, mi arrestano. Ah, beh, dai, dai, ci sta. L'ultima puntata non è tipo un mezzo... Cioè, dura tanti... Cioè, non so quanto dura. Due ore, mi pare. Correggetemi, perché... A.U.T. è una roba che devo guardare. Ma il fatto che non riesco ad andare avanti... Un'ora e trenta. Dai, ci sta. Ma è normale che non vedo nulla? Ok. Ma come? Ok. Non molla, francese... Vabbè, molla. Mm. Buonasera, Giuseppe. Vabbè, cioè io non... Vabbè, più... Vabbè, schiena spaccata. E via, buonasera, Giuseppe. Come va? Esatto, ci eravamo lasciati qua l'ultima volta. Se non erro. Giustamente. Come è andata oggi a scuola? Visto che comunque, non eri informissima. Ma sapete una roba? Io tipo. Uh, come si chiamano quei giochi? Tipo Inside e l'altro, che non mi ricordo. Si chiama Lost? No, non credo si chiama Lost. Ma io ti posso, ti posso abbracciare? No Mi ha risposto Ah, vabbè, ci sta Dai, almeno ti sei un po' riposato uh, Ok, dobbiamo fare qualcosa per uh, Per riuscire ad arrivare là Non credo, era, non credo sarà così. Ah aspetta, vedi che c'è sta roba. Non so se posso tipo spegnerla, Spegnerla. Forse posso salire di qua? Cosa ho, cos ho preso? Io perché volevo salire. No? Scusa! Devo che. Allora, aspetta, eh. sta a che ho fatto una cazzata. No, devo quindi per forza fare qualcosa. Cosa ci devo fare con questo carbone? No, forse lanciarlo nella porta? Vabbè, lancialo dove non c'è nulla. Primo banana... Vabbè. Mm, mi sa che mi sono caccato sotto, cioè, cosa devo fare? devo trovare comunque qualcosa con cui spostarmi. Non sarà qua. Ma te ne tanti continui a fatte trolla da Saci. Fammi capire sta roba. Forse ci sarà qualcosa qua. sa di no ok devo capire come aprire questa dannata porta forse oggi non sono in formissa per un platform così però dobbiamo eh, oggi ce l'abbiamo oggi lo facciamo no lui si butta costantemente lì Attenzione. No, ma già partiamo col sus. No. Sus. Guarda, sta a vedere che è di qua. Strunza, grappati. Forse quel mattone lì. Scopriamolo. Eccolo. Che mi offende. Oh, my God. Eh, ho messo pure buggato. È finito il gioco? Questo è il finale? E eh, che palle, Franci! C'è l'hype per risentire i sacci? Eh vabbè, ci sta. Ma guarda, sta a vedere che devo spingerlo. E via sto carbone. Bro, lui non voleva tipo una lucetta. Tipo, l'età avanza. Cioè, nel senso che l'età avanza. Tiene un pezzo di carbone. Vorrà qualcosa, un oggetto, credo. Io gli faccio tutti i miei doni che trovo. Ti piace questo? Io adesso divento una bestia, mi bestialisco. Forse lo devo prendere e portarlo qua? Un abbraccio, giustamente. Bro? Ti piace? Ah, ma adesso mi segue. No, no, non ci sarà più problemi. Ok. Quindi allora posso tipo che ne so. Capiamo, tipo... Sì, io sposto tutte ste robe. Tanto è partita una canzoncina carina. Non posso spostare questa roba? Mm. Forse c'è qualcosa di pesante da trasportare nell'altra stanza? No, lui rimane lì. Quindi ci sarà qualcosa in questa stanza, deduco. Sì. Ok, non può salire, quindi per forza di cose è una roba da trascinare a livello terra. E cos'è? Ma che è le hot cooler? Francesco, primiti Ah, ma io te posso prendere in braccio. Qua c'è un blocco. Stavo per cascar? Ah, ma sono stupido. Casomai te posso lanciare. Mi Pare un po'. Cioè, in realtà, non so quanto sia fattibile. Mamma mia. E Namo. No, no, uh, è inerente a una festa di laurea che ho domani. Francette, tiro su. E perché praticamente oggi ho acquistato un videoproiettore. E voi direte: perché mi serve? Perché dobbiamo far vedere alla laurea la nostra amica che si è laureata. Quindi il discorso, proprio così. No, Francesco, un po' più... Un po' più di impegno. Io lì un attimo stavo tagliato a corto, ma 15 minuti per spiegarmi sta roba. Fra, puoi scendere? Sicuro? Posso spingere? Eh vabbè però io sono tv verite visto appunto che in un certo senso quella live, la live di ieri nonostante la mia scomparsa ah ma c'è il buco, mica l'ho visto è stato anche un momento intimo con I pregi, difetti l'occhio che vede tutto Ok, c'è uno incatenato, ma come faccio? Uh, cioè, non credo che arrivi lì. Oh, pinguino di Pisa, bentornato, come sta? Ma sei un fra. Ce la fa? No, eh, guarda, puoi liberare il tuo amico, cioè, non credo che... Ehi. Aspetta, però lì c'è qualcuno, sicuro c'è un amico. Eccolo lì. Aspetta in che canale? Vabbè. Iniziamo con uh, due indie veloci che ancora devo cercare. E Francesca, ma è qua. E poi appunto il terzo gioco è quello un po' più particolare e goloso. Diciamo così. Qua però un ringraziamento speciale a Giuseppe per il contenuto goloso ma quindi posso passare oppure è troppo pesante bella tasso come sta spero tutto bene france ma che c'è? E' qua come sta tasso mi sta distruggendo, e sto diventando ma Va... e eh, vabbè la scuola prende il suo tempo Però, tranquillo, se passa quando puoi. E tutti i francesi questi. Che è cascata? La cacca? Non ho visto è cascata. Oddio, mi sfugge. Conosco la coppa del nonno, quella è buona. Tutti i francesi. però un attimo qua tutti con la mancanza di attenzione dai, io ve voglio bene, ragazzi oddio, grazie mille per il messaggio pinguino di Pisa mi fa molto piacere ah, beh ci sta Francie! Lì nella fornace, no no ragazzi ci, ci posso arrivare io oppure? Ok. Mm. Ma ho messo. Vi ho messo a, a fatica! C'è una corda lì però. No, aspetta la corda! Fermi! Ok. Ambe, ah, io però voglio salire un attimo su. Madonna, i disastri in cucina. è la Madonna, però, sono senza uno senza insegnamenti, via. Perché c'è una corda da. Ah, forse per scende? Non è per quel destino. Tutti. Eh, oggi troviamo i francesi. Mi sono buggato? No Tu 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 Què tutte queste bambo, ma che roba oh? Posso già andare di là oppure tipo devo fare qualche smagheggio? Mm. Uh. Serve più peso. Certo, è certo! Non so se riuscirò la prossima settimana. Però le voglio portare! Oh! France, muovete! Oh mamma mia! Che poi dovrebbe esserci stato il nuovo DLC. Quindi abbiamo Funky Kong. Mamma mia. Allora, cosa fa? Tocca. È vero, lui non ci vede, però ci sente. Sente se, se camminiamo sul legno, sul parquet. C'è una statua simole, simile ai Frank. Non è che c'è pia? Mm. Sei proprio scarso. Vabbè, questo è un grande classico ormai. Io ho fottuto la statua, non so se va bene. Si è scorchiato il collo? Ha aperto la porta? Deh, come faccio a tirarlo là? Posso premere il bottone? E Little Nightmares tipo... Ma come ha fatto a prendere? Maledetto? Ah, guarda, ti consiglio di guardare la programmazione settimana. Come ho detto, non ne sono sicuro se sarà questa settimana. Però... Vediamo, vediamo. Ah, volendo posso andare già di qua. Aspetta, vediamo un po', mappiamo un po' la zona. In che senso col pupazzo? Sì, sta settimana ha corso un bel po'. Cioè, è passata all'istante. Vabbè, non passare lì davanti... Scusami. Sì, ma non posso andare di là adesso. E quindi? Ah, ma devo fare il giro, mi stai dicendo questo. Bro. Dobbiamo far veloce, dobbiamo far veloce. Penso posso passare. Andiamo, ah, ma non si chiude, maledetto. Dove siamo finiti? Nelle miniere, questa roba. No, ma i francesi. Scopriamo un po' va Chi yeah. è? Ci sarà un modo per salire tipo France Vieni vieni Va tranquillo pinguino di Pisa Passa quando vuole E ovviamente se ha tempo Buono studio Allora, sicuro tipo al franche, lo prendiamo e lo lanciamo là. <ride> Grazie mille, pinguino. Gentilissimo. Io mo, mo come cazzo scendo Da dietro O dalla corda Spero che la Non dalla corda Ah ma da qui Ciao pinguino C'è un altro bottone che... Oh, oh non casca, eh! C'è un bottone che non so se possiamo premere. Eh sì! Non capisco cosa sia. C'è un. Ok. Pensavo si... C'è un cambio di immagine. Ok. Questi sono tutti i posti che abbiamo esplorato con SIX. Eh, uh! Va che roba! Abbiamo visto SIX. No, qua non c'è niente, quindi per forza di cose dobbiamo andare qui. Il problema mi sorge dopo, come... come penso di scappare? Non è un po' troppo alto? Perché... Mamma mia, sono scemo. Bella Slender, come va? Spero tutto bene. Allora, un attimo qua c'è da ragionare. France. Vieni un po' qua. E i topi! Vabbè, mi è stato di brutto. Ma va, va, tutto tranquillo. No, ok, lui non possa dire, quindi ci dovrà essere un modo... Uh, cioè, c'è qualcosa che io sto sbagliando. Posso farlo anche nel verso opposto, no? Ah, vedi che sicuro lo dovevo posizionare. Ok, mistero adesso è capire se io tipo mi posso appendere che ne so a sti cavi, vediamo un po'. No, lo loro tornano su. Ma Franci... È... Ah, ma se deve montare un video... Sì, ti sei appeso, zio. Ok. Se no, concentrati prima sul video senza problemi. Franci, cosa stai facendo? Andiamo un attimo di là! Basta che non mi muori schiacciato, eh! Arriverò, Frances, non aver paura di me! O del mio destino! Non posso raggiungere questa leva, è troppo alta! Pare che tutte le leve sono troppo alte. C'è un francese in mezzo al carbone! beh sbagliato tutto grazie mille per il messaggio e per appunto darmi la priorità gentilissimo slender mi sa che è troppo e invece Quindi a te francete faccio tirare la leva, ma stai di così. Quindi? Cioè ci metteremo mezz'ora a riempire tutta sta zona di carbone, quindi mi sembra abbastanza inutile. Cosa mi comporta? Sì. Vabbè, ma io in caso ti lancio anche qua, va? Ok, quindi se, esempio stupido, spingo il carrello... Eh, perché il Chad, Ok, direzione completamente sbagliata. Se usato bene il Chad, può avere lo stesso effetto di un jumpscare. Esatto, ed è questa la particolarità. Soprattutto negli horror che mi cago addosso. Pure una scoreggia, eh. Mi sa che ci servirà più forza perché in tre fa una salita del genere. Fra cioè moriremo schiacciati eh. Via, 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 via. Ok, quindi deduco che ci servirà... Non lo so qualcuno. Cosa dobbiamo fare con il carbone che prendo qua? Giustamente la, spi lo sp la spinta extra. Cazzo, non credo sia... Non, non so perché mi ha lasciato qua. Ok, fortuna. Ok, ho bisogno di più spinta, quindi. Dov'è, francese, vecca. Ah, questo non lo posso prendere. Ah beh, vedi, io pensavo di fare la stessa roba, in realtà qua posso saltare. Dove no, vai, Franci! Ok, credo in quattro allora riusciremo a spostare sto carrello. Alt! Qui sicuro si può salire! Non mi morì, Francese. Bravo. Così c'è una leva? Posto E namo Vamos raga. Su. Andiamo, andiamo, spingiamo il carrello. E a parte che adesso c'è una discesa. Quindi sicuro, non riusciremo a fermarlo. Probabilmente spaccheremo una porta. Ah, c'è un portone. Quindi abbiamo fatto da riete. Ci sta. Ok, se non mi ricordo male, io potevo salire qui. Ah. Ok, abbiamo altri tre ometti che aspettano il loro segnale per scendere. Speriamo, qua siamo saliti. Però io non ho aperto la porta aspetta che secondo me ho fatto una cazzata. Dobbiamo aprire la porta. Ci sarà una leva da qualche parte? Non mi di che devo rifare il giro. Francia, prima ce l'hai fatta, eh. sotto, quindi vuol dire ah, forse un piano di sotto posso c'è una leva. Ah, sì, vero. Sì, vero, c'è la leva. Vamos. Alimentate Deux. Questo è salta in aria? Ah no, ha preso... Guarda, ha preso... questo proprio bisogna essere imbecilli eh, per beccare questo punto. 嗯，嘛、嗯嗯、好，meno。 Quindi mi manca un livello. Cosa... Cosa mi manca? Perché mi sa che sto macchinario deve entrare in funzione. No, no, qua ci sono già passato. È però greve. E eh, guarda che mi è capitato spesso. Meglio, perché secondo me dovevamo andare tipo a destra. No, mi devo rifare scale. E andiamo! Aggrappati, Franci! Franci! No, allora io sono completamente fuori di testa. Penso lo si era capito visto che sono morto quattro volte in questa parte. Allora, dobbiamo continuare a fare le cazzate oppure possiamo andare avanti? Eh, allora, ultimamente non li sto più facendo, però sì, li facevo. Ah, vedi che c'era qualcosa qui. E qua. Allora io uso Cioè più che altro Usavo un programma che adesso non è più disponibile su internet Cioè non lo trovo più cioè Mi sa che il sito è andato a fanmock ehm, Vorrei utilizzare DaVinci Resolve Che è un programma gratuito ehm, E niente Oh ma io ti ho abbracciato Eh vorrei imparare a utilizzare quello Spero che bastino questi altri due. Ok. Perché domani vedo se riesco a. Devo collegare proprio due clip. Quindi sarà forse la, la più grande cazzata da fare. Con Da Vinci. Bast serve altra forza lavoro? Altri francesi? Oh! E mettete a lavorare, eh! No, no, ma tranquillo Slender, tanto il sito ci avevo guardato, devo avere soltanto appunto lo, lo stimolo di scaricarlo e domani ce lo avrò perché devo collegare questi due clip per la festa di laurea. Quindi tranquillo, non ti scomodare. Tanto lo scarico da softonic. Mm. Cioè quindi devo ancora continuare a prendere altra gente. A posto. più che altro è, è una donzella, una laureata. Cioè non mi dico che moro per questa roba, eh. Madonna qua. No, no. Era una battuta perché tanto io so la pericolosità di Soft Tonic. No, no, quello una volta mi aveva messo tipo Google Bulgaro. Quindi. Cioè, a parte che, tipo, quella volta si tratta del 2012. E robe così. Quando ero ancora un fanciullo. No, no, quello. Bista cioè, bisogna evitarlo. Si installa dal sito originale. Anche lì app. Tu download una roba del genere. Quello secondo me puzza di Softonic 2. Però sì, sì. Tanto c'è il sito lì: Black Magic, una roba del genere. Via, via. Ma già mi ricordo che l'anno scorso l'avevo installato, ma non l'ho mai usato. Sto giro che c'ho proprio anche. Uh, C'è pure sta roba che appunto penso sarà una cazzata Cioè collega due clip E poi fa la renderizzazione proprio Penso sia la cosa più stupida da fare Strombart Quindi? Cioè io sono arrivato fin là ma c'era un valido motivo oppure no? No! Ma vuoi vedere che una de la devo caricare? Non credo che sia così. Eh! Ah, no? Cioè, è, è, è solo questo? No, no, c'è puzza di merda. Perché allora io posso andare di qua? Passo così vicino, secondo voi mi sgama? Poi parte un omega puzzo. Sia che mi avrà sentito Madonna ma tremendo E eh, vabbè E mo che cazzo devo va Salì di qui Va, va, lanciamo le lattine come dei pazzi. Che pile. Ah, tocca capire cosa devo fare. Sicuro devo salire qui, ma poi? Torcetta. Vamos a capire. Ma c'è qualcosa Per il fatto Ah vedi cioè, Ci sarà un modo per salire Ma dobbiamo capire come In Sicuro non da qui E non credo che lanciando le lattine Ottengo qualcosa Cioè si è aggrappato lì Ma come adesso quello si smuove, adesso io però vorrei vedere meglio di sotto. Ah, Ecco la mia risposta. Ma vaffanculo. Oh, che palle! Io voglio fare adesso un esperimento, voglio... C'era di qua. Ah, non posso perché è bloccato, giusto. Non so che link era, però mi sa che l'ha bloccato di brutto. E eh, via The end Non verrò più ricrollato Finalmente Eccolo Non puoi sapere che sono qua Brutto bastardo No, no, niente letterina. E tornerò attivo su Instagram. Tu manda materiale. Softonic è il peggior sito. Guarda, questo è proprio il discorso da Villane. Vieni qua piccoletta Vaffanculo. mezz'ora eh, che stiamo qui cioè vabbè va, va in culo al mondo dai e uno e due Ma se gli sputo nel dito, chiedo. Ok, allora, siamo qui. Ora, che spacchio di de minghia devo fare? C'è una pantofola. Uh, perché intanto non posso saltare... Cioè, forse posso saltare per aprire quella porta. Mi pare un po' strano, però... Non abbiamo abbastanza spazio per fare una corsetta. Sta iniziando il villain arc di Giuseppe. Una... Ho lasciato una lasciato manata, quindi? Ma va a Aspetta, 106 sei chi era il vecchio. grande genio, forse non davanti alla porta. Cioè, non posso aprire sta roba? Sei fuori di testa. Forse sta porta la potevo aprire da tempo. Allora, c'è un gioco su Steam che avevo già portato tempo fa con. Uh, uh, Mikle, Eckard, robe così che si chiama. SCP Labrat. Ed è una specie di containment, containment breach online. E sarebbe e appunto, siccome è free to play, sarebbe figo che. appunto, tutti quelli da PC possono scaricarlo. Ehm. Uh, e appunto gira per la struttura insieme mi pare che c'è pure la chat di prossimità quindi capito ci becchiamo bella francese bella e robe così per puro culo però più che altro adesso Probabile non sarà per questa settimana. No, Francesca che caschi di sotto. Stavo per cascare sotto, fortuna. L'avevamo portato Secret Laboratory. Però. Non mi avevo ispirato più l'ultima volta. Ah, devo prendere il pezzo nuovo. Però dai vediamo, adhè, vediamo. e Che Secret laboratori Io vorrei trovare i server non RP italiani. E io quando l'ho fatto, fatto la sera una volta, l'ho trovato solo RP. Per carità, sì divertente, però vorrei trovare appunto server SP dove partono, dove può partire il casino. Adesso casomai incominciamo con l'ABRAT e poi appunto ci spostiamo su... Faremo anche una serata su Secret Laboratori. Ma io mo col il bottone... Ah, giustamente posso lanciare la, la lampadina. Cioè perché più che altro con l'RP tu sei un po' un attimo... Devo fare il giro si è un po' segnato a fare le solite robe. Cioè, che ne so, ad esempio, tipo correggetemi eh. però non mi aveva piaciuto tanto. Cioè. No, no, allora, tutti, tutti gli utenti della chat sono, sono invitati. Cioè, più che altro voglio un attimo capire quanto è il massimo perché in caso, tipo si fa a serate. Boh, dai, capiremo. Perché sarebbe figo tipo portarlo più volte, casomai mi organizzo una sera e lo porto pure io in VR. In VR, se ci riesco. Perché più che altro con la live aperta non so se appunto mi, mi prenderà un sacco di risorse. Ma vaffanculo, se... dai dimmi te prego che non devo fare tutto il pa... tutti i passaggi, te prego, te prego, te prego. Voi adesso datemi un attimo il tempo per... Uh, capire quanto spazio c'è cioè quanto tempo c'è cioè quanta gente può giocarci all'Abrat e subito mamma mia France vai dietro vai dietro ma vaffanculo, Madela se stava a muovere, ahhh. Oh. Dai, yeah. no, no. Allora, adesso un attimo capisco quanti, quanta gente serve, cioè quanta gente può giocare. Se possiamo arrivare a lobby anche di 16 giocatori, stiamo nel chill perché tanto non ci arriviamo a quella cifra. Si rimette a ricercare così. pare mezzo scriptato. Ma che palle! Non ho manco colpito il carbone. Che stronzo. Sapete come fa a girare il cazzo? Perché devo rifare tutto sto giro, devo stare attento che questo qua adesso non, non calpesta il carbone. E mi sta sul cazzo sta parte. Io adesso non ho premuto, non ho cliccato il carbone, testa de cazzo! Ma vedi che sei un pezzo da merda! Ma domando in secret lab si possono fare le partite private, tipo? Buonasera Blaker, come va? Allora stiamo attenti un attimo che qua. Eccolo qua, c'è il mostro del Montefa. Allora, evitiamo i pezzi di carbone. Io spero che li sto evitando. Eh, ma ha ripreso. Questo per forza mi prende. Mm. Allora a sto punto, si fa la tecnica di aspettare che cambi posizione. Capiamo che okay, quattro volte io mi faccio prendere. Dimmi, non lo legge Un attimo, voglio vol volare in economy. Non, non, non so più parlare. Ma stava andando da tutt'altra parte. Secondo me uno scatto tattico si potrebbe fare. Dai dai, tutto tranquillo. Oh, oh. Ok. Famo così: attiriamo il francese. Allora, secondo me mi riesce a prendere. Eh? Madonna, è proprio lì, eh. Che cazzo. Però ok. Ho capito come evitarlo. Dopo 72 tentativi. Quindi la vedo come una vittoria. Ma io no, invece di andare con la lampadina normale, no? Non posso usare una che posso sacrificare. Io adesso perché le chiamo lampadine, però. Eh. Per fortuna. Allora, vabbè, per carità, l'ho attirato letteralmente da me. Però, con calma, guarda lì le manacce, ma non posso, cl posso cliccare il bottone? Guarda, proprio per ripicca. Ah, peccato. Peccato, guarda, ci avrei goduto un bel po'. Dimmi che non ritorna lì. Guarda, sto per imparare una nuova tecnica di combattimento che si chiama scarica di mille pugni. Fammi una roba, ma France. No, allora qua si, si è stronzi. Il mostro, Sto giro era più, avanz era più avanti. Cioè è impossibile superare questa parte, siamo messi davvero male. Madonna santissima. pezzo di merda ma ma, ma impazzisce ma che c'ha prima era facile da superare adesso perché è impossibile che c'è Oh, no scusa questo muro so scemo io ma so fatto pia scusate eh ma qua ormai è un duello tra me e questo dannato livello di merda io lo devo superare, cioè cascasse il mondo. Ma allora no, ma Dai. Sto pensando una roba Sto pensando una roba. E vieni qua. Vieni qua, Franci. Io, vedi, ci potevo arrivare anche un po' prima. Io in realtà potrei usare l'oggetto che sto tenendo in mano per distrarre la bestia. Giusto per farvi capire. Come ha fatto Allora in realtà mi vorrei prendere Però vorrei vedere se mi regge tutto Perché un attimo io con il VR sto giocando proprio A un giocaccio Però è il primo gioco um, Vorrei giocare A Uh, bon lab Perché secondo me Per tipo cazzeggiare è perché io ho guardato un sito le... le prestazioni e mi diceva che appunto vabbè lo riuscivo a reggere al minimo ma nei raccomandati non li rispettavo e quindi un attimo un po' mi ha preoccupato è un po' il prezzo però ecco ho quello Oppure... Come si chiama lì? Blader Sorcery? Rove così. Perché io avevo visto un video... Che mi ha fatto sbregare un bel po'. Cioè... Le prime volte ridevo come un coglione. Dico solo questo. Perché praticamente... Usava tipo una tecnica... No, Mai Tai. Una roba del genere. In VR. Ed era... Pazzesco. Devo staccare mi sa questa parte. Devo ritirare la leva? Ok... Ble, eh, appunto, Bonla Bon Lab o oh, Blade and Sorcery. Ah, ma vedi qua tutti i france francesi. Francesi, no, beh prego, già è, stata è stato tremendo. Ditemi che questa è una cazzata. Ma non basterà mai uno. Ok, serve, serve la, la... Mi servono i francesi. Ma mi confondo con le casse. Ma no, non c'ho il ragionamento 3D. Mannaggia la miseria! Ma posso fare una roba? Oh. Cioè, veramente. Ok, allora, sincero, io vorrei iniziare con un buon lab, ovviamente tipo quando ci sarà quella live sarebbe un po' un evento perché sarebbe la prima, prima volta che sono in live da, un, da VR, e poi io ho paura che non mi si vedano i messaggi, cioè che non riesco a leggere i messaggi. Qua cosa devo aspettare, che si inclini la nave? e quindi vabbè me la preparo come live quindi quindi appunto vado con tante mod ma aspetta come cazzo arrivo come è entrata sta bestia qua dentro figlia di puttana Guarda, io ho tirato una righellata di legno ok Devo chiedere a Eckard perché una volta aveva fatto una live streaming con il VR. Forse un altro po'. Ma alla fine io posso... Infatti su scemo. Alla fine il carrello lo posso mettere anche qui. E il blocco è alla fine del percorso. Però, ripeto, non sarà una roba che... Cioè, tipo domani arriva. Voglio anche un po' prepararmi. Uno devo anche prendere il gioco quindi sarà anche fra, fra un po francese dai il carrello può anche arrivare qua che stronzo Allora, è proprio un pezzo di merda. Amico mio, cosa disegni? Ora sei con noi. Via. Ma va tranquillo, Giuseppe. Non è che dovete scrivere sempre. Tranquilli. Che serie è? Ma i miei amici mi arrivano oppure è meglio che forse sposto la scatola meglio? Raga scusate, <ride> vi sto incasinando l'esistenza. Ah, ma su so scemo, forse è meglio tirarli? Che serie è? Cioè, è un anime, penso. Merda, ma siamo ritornati al punto di inizio. Ah. Vuoi che gli devo mettere la scatola? Sì, ma adesso come faccio? E ritorno giù così tranquillamente? Ah, beh, di cosa parla? No, c'è qualcosa che non va... Infatti. Eh. Ah, mi hai mandato un... Uh, grazie mille, Slender. Ok. E adesso come li faccio, chef? Ok. Vai venite. Mm -hmm. Eh vabbè, vabbè. Tanto adesso più che altro vabbè bisogna seguire il tutorial e poi... prendere i giochi e poi ci siamo. È la miseria. Oh, finalmente. Vai, è un classicone. Oh, madonna, mille anni. Mm -hmm. Tipo un nemmeno rpg. Ma penso che esista un Orca. Vediamo di non morirci. Dovrò spostare la valigetta? Ma sono tutti i miei fratelli qua. Ambe. Ah, A posto, ok. Non lo hai capito. Ok. vabbè ah, in questo mondo dove praticamente dei e umani convivono. Guarda qua, stiamo a guarda Deux. Qua un attimo, uno screenshot era d'obbligo, era molto bello. Mm. Vabbè, forse non tratterà l'amicizia in un modo originale, a parte che ormai. Secondo me siamo arrivati anche a, a un livello di creazione di cose... La signora! Cioè ormai c'è di tutto e quindi secondo me è difficile trovare il contenuto originale. Ok. C'è il continuo oppure abbiamo finito DLC? Ok, quindi questa è l'ultima parte. Vediamo se ce la facciamo. Beh, penso, spero che i fight siano carini. Ah, così appunto, sti gnomi. Infatti, alcuni scherzi. Do cazzo siamo finiti. Ok, perché sennò te sdrumano. Pazzesco. Ah, siamo nella casa della signora. Ma qua. C'eravamo già stati nel finale del gioco originale, no? Qua mi sa che non, non c'è niente. Pile e pile di libri così buttati. One shotato di brutto. Ah vabbè, però basato su, che ne so, attacchi di coppia. Allora, posso non morire in una singola puntata su questo gioco? Dai, io onesto. Sì, però non puoi spegnere. Non spegni la luce. Ma mi sa che qua in realtà non c'è una sega. devo forse aspettare che finisce tipo di truccarsi la signora. Vediamo. Vada, vada, questo giro prevedo che comunque la serata sarà abbastanza tranquilla. Allora, forse se non faccio rumore mi sgama? Non mi sgama? Ok, Sì, ma lo specchio è rotto, signora. Porca puttana, quanto cazzo è grossa sta stanza? Mi dispiace, è una mia cosa etica. Slender acquistare giochi. Essendo comunque ormai un game designer. Ehm... Voglio supportare le case, anche se uno studio piccolo, robe così, voglio comunque finanziarli. Poi al massimo su Steam dopo due ore, cioè entro due ore posso chiedere il rimborso e bomba. È una roba proprio mia fila filosofica ormai. Alla fine emulazioni, vabbè, sono un coglione. L'emulazione già lì ci sta, perché l'importante e avere il gioco originale in scatolato. Però grazie per i link. Ho visto qualcosa muoversi qui? Il diavolo? Mamma mia il diavolo. Io vabbè, in generale, cioè se appunto io usufruisco di un software che appunto eh, hanno detto questo gioco sarà pagamento. Bomba. Vabbè, sono coglione, no. Posso spostarla a sta scala oppure... Ok. Sì, però adesso ci puoi anche salire, bello. Mi che ho fatto una cazzata! Vabbè, mi sono fuso con il libro. Ma allora, perché c'è quel. posso salire lì se poi non faccio niente. No, mi puzza. Secondo me sta, sta quest'ultimo quest ultimo capitolo, tipo, è la cosa più complessa da fare. Ne Sono altamente sicuro. Vediamo un po'. Adesso arriviamo a un'altra mezz'oretta che poi, appunto, stacchiamo la live. E robe così, cioè, adesso mezz'oretta a modo di dire. Però, cosa mi facciamo? Un breve just chatting. qua posso girare? Cosa comporta girare? Forse li devo mettere tutti nello stesso punto? C'è un bottone? Ah, ma vuoi che tipo lo devo allineare? Ok. Mm. Ok. Secondo me la community VR è troppo tossica, sono entrato nel server di VR Italia e nessuno... Oddio, tossica, non lo so, forse hai beccato un giorno che non c'è sta nessuno, boh. Finché non insultano. Mm, secondo me ho bisogno tipo di qualcosa, tipo... Mm, secondo me è troppo presto per fare sta roba. Se, cioè, se la butto così, secondo me... Quante volte ho detto secondo me? Ah! Ok, devo illuminare gli occhi. Ne vedo due chiusi e uno aperto. Quindi, sicuro dovrò illuminare quello aperto. Vediamo un po'. E infatti adesso. Ah! Ce n'è un altro aperto. Ah! Eh, eh, li devo illuminare tutti e due! Adesso ho capito l'enigma. Ah. Ma proprio VR c'è Oh, ho illuminato, quindi? Quindi c'era una porta da illuminare. VR, ue, minchia. Ma forse boh, sarà un server abbandonato. Boh, io adesso sto sparando dicendo cose che non so se sono fondate. Beh, se c'è il server Cioè tipo nel mio. Nel mio Discord, ad esempio, c'è una sezione dedicata al Black Humor. Ah. Cazzo, se non c'è in moderazione già. Un po' greve. Io mi sa che ho sminchiato tutto l'enigma. Forse devo. Mamma mia, su so stupido. C'è cioè, Madonna modificato. Okay. Oh, ma vaffanculo va. Perché tipo sembra che una determinata... più persone... So... hanno le teste mozzate? Ex mariti? Ah no, sono la stessa statua ma con varie scale diverse poi ci sono vari tizi mi è sembrato di vedere lo chef però pare che gente che era salita sulla nave modificato modificato qua da un pezzo che non ci passa ci sono un sacco di bottoni io butto il primo Mm, per me sto sbagliando tutto No, no, così a caso Ah, ok, ci sono uh, Cinque possibilità Cinque persone sono giuste Ok Vediamo se qua Cosa dovrei guardare? Se qua c'è nella foto, de tutti uguali. Minchia. Se è così, si esce pazzi. Questo l'ho visto. Anche questo tizio. Me, questo qua con labbrone. Un attimo, vediamo un attimo. Tieni i punti, tieni i punti. Oh, mi sa che quel tizio non c'è. Io vado, eh. Saranno Persone che odia della sua famiglia, tipo? Può essere questa qua che un attimo. Questa è modificata da brutto. Modificata e questo sono io quando escono nelle foto. Vediamo un po'. Esatto. No, il coso... io che ascolto le foto... c'è... Mierda. Bambino, tizio. Il tizio sono sicuro di averlo visto col nasone. Vediamo un po'. È proprio questo, il bambino non mi pare di vederlo. Ok, andiamo. Check un attimo. Ok. Madonna, se ho capito questo all'istante, cioè incredibile. Manca qualcuno? Assai strano sta roba. Ci ho creduto un bel po'. Ah va, allora, perché questo qua, questo... questi due ci sono. Il tizio lì c'è. E se dovessi fare quelli appunto. Nei quadri. Sono io che ho saltato qui mm. Perché ce n'è di più. Vabbè, facciamo quelli nei quadri. Oddio, può essere. Ancora io il secondo capitolo non l'ho giocato. Eh sì. Madonna! Vai così. La cantante, ovviamente. Ma ah, c'è lì il buco che culo. Ma è rimasto bloccato, ma che cazzo! Cos'è? Porca puttana. Ma non ci credo, Moro Dai, ero lì Ma ora cosa devo fare? Cioè, visto che sono salito No, no alla fine sono dei colpetti così e via. Sono io che sono focussato e mi cago addosso per un rumore altissimo perché voi non so come lo sentite. Cioè, madonna. Ah, ma lì c'è il bottone. Sta vedi che la bambola era importante. Sta a vedere. Risate napoletane. La chiave. Oh dimmi Blaker Cioè più che altro non so come lo si dire Grazie mille per la compagnia Buonanotte e buona giornata per domani Blaker Oh riesco a passare Ma ne scamato Guarda che mi fa Ecco la mia risposta. Dios mio. No, vabbè. Blaker, grazie mille per la sub, ma non doveva. Gentilissimo, grazie mille per la sub di livello 1. Grazie mille per il supporto. Gentilissimo. Grazie mille. <ride> Grazie ancora, gentilissimo. Va tranquillo Slender, perché tanto noi di base il sabato siamo offline e poi domani ho la festa di Laura di una mia amica, quindi è impossibile appunto esserci in live. Notte, notte. a miseria devo fare tutto oh, non vedi così cioè io penso che la statua la devo portare via ma vabbè vabbè non ci lamentiamo dai eh, tanto noi di base, eccetto casomai quando facciamo determinate maratone, eh, che appunto le usiamo soltanto il sabato, quel giorno è offline. Dopo però ci possono essere anche giorni durante la settimana che siamo offline, ad esempio molto probabile eh, questo sabato, sì cioè sì, questo sabato, il venerdì prossimo, eh, noi saremo offline perché ho una cena importante. effettivamente no sono morto ciao ma cazzo è una continua trappola effettivamente no ancora non siamo a sabato manca Manca un po', mancano un paio di minuti. Allora, come risolviamo questo enigma? Ma come è fatto una siga? Non siamo sabato. Non si può far furto? Allora però qua c'è un'altra statuetta che ci serve a noi. A posto, perfetto. Allora io mi sa che faccio fanculo Little Nightmares. Lo continuiamo l'ultima volta, cioè la prossima volta, anche se siamo all'ultimo capitolo. Facciamo un po' di just, just parlay. Buonasera Rosso, come va? Stiamo per fare un po' di just chatting, via, no, no, facciamo adesso una mezz'oretta di just chatting. Chiudiamo verso la mezzanotte, mezzanotte e 10. E via. E poi, appunto, domani, ragazzi, saremo offline. Si riprende direttamente. Eh, domenica, domenica. Cosa abbiamo? Uh, domenica ci abbiamo... Ah, vero, gli indie horror. La domenica che arriverà sarà un po' particolare, perché, appunto... Vabbè, giocheremo agli indie horror. Uh, due di questi sono proprio indie normali. Quindi, appunto, classica formula del del, del... del format. Ma il terzo gioco sarà molto goloso. Perché è proprio un gioco che a me interessava portare, ringrazio ancora Giuseppe, e appunto lo porteremo in live e appunto molto probabile potrebbe diventare una serie, quindi via. Bella Rosso, ci becchiamo, grazie per essere passato. E via, mi sfidi a duello, dai! Sono pronto. No, aspetta eh, un attimo. Visto che c'ho Discord qua a portata di mano. Oh, auto oh, oh, Twitch chat in VR. Interessante. Ah, mi ha fatto pure i messaggi. Ah, ah, gentilissimo, madonna qua che... Che. Che roba. goloso Allora, devi fare eh, punto esclamativo, duel, spazio, chiocciola e il nome del, dello spettatore o robe così. A posto. Allora, io vorrei tradurlo, però il problema è questo. Non trovo le opzioni per tradurlo. perché altrimenti lo rincominciavo a fare. Vediamo un po' come va. Vincerà Lask o l'armatura del Terraria incredibile. E mo vediamo. Ho missato? Cioè, ma com'è possibile? Vengo distrutto. Pazzesco. Comunque, dai, dai, sono curioso del VR. Sono curioso perché secondo me potrebbe diventare anche un format dove esploriamo i giochi VR: robe così. Potrebbe essere appunto così golosa. Ma voi... Allora, non so se siete giocatori di Fortnite. Ma voi... Mi pare che appunto alla fine di questa stagione ci sia un evento, giusto? Bella Enzo! Come va? Come va? Come va? Ah, certo, pardon, ma sono dovuto scappare da da Cloddush perché dovevo fare delle cose ma ho lasciato il lurchettino allora il fatto è che io non posso regalare punti canale perché altrimenti queste cose le avrei fatte ho scoperto però che um, se voi guardate tot minuti di live e incominciate a fare anche a fare questa roba costantemente tipo dopo Tipo tre giorni eh, ricevete punti canale gratis. Se entrate in live ci state tipo che ne so, quei 15 minuti. Non so dove si vede l'opzione, però. Eh, oddio, fra una mezz'oretta. Olli, fra una mezz'oretta, bentornata. Siamo penso arrivati all'ultimo atto di Little Nightmares. Più che altro devo ciostrarvi la prossima settimana però vediamo un po vedremo un po vedremo un po potrebbe essere golosa Oh, dopo però facci sapere Olli assolutamente in che senso? intendi l'avatar qua, qua, qua sotto? che mi cammini? lo puoi cambiare ma punti canale? perché penso che Slender intenda quelli Adesso mi diverto a lanciare un po' di gente. È perché penso che Slender intende proprio punti canale. Non quelli che tipo fai punti esclamativo points, eh, robe così. Però ci penserò su. Perché più che altro... Ehm, Vincendo dai duelli, vinci del gold che è il gold di stream Avatar, che ci puoi fare delle cose tipo che so, puoi buttarle nelle slot, comprare bombe e robe così. Come cambio skin? Dove mi stai guardando Enzo? Scusa che adesso devo, devo... bere. Perfetto. Sapete cosa voglio fare? Ehm, te intanto Enzo dimmi da dove mi stai guardando, se da PC o telefono, che così ti guido. Ehm, telefono, facciamo subito. Vorrei comunque, dicevo, vorrei sostituire una, una, una ricompensa dei punti canale e voglio fare tipo, che ne so, è una cazzata la modalità eh, NPC. Per tipo boh, due minuti. Allora, vedi che qua ci sono dei bottoncini sotto la live. Devi premere questo qua, che ho scritto SA. Importantissimo, perché appunto ti apre Stream Avatar e da lì puoi aggiornare uh, tutto. Che è successo? Ce ne sono un paio, quindi divertiti, ecco. Anche se... Eh, devi aspettare un attimo, perché se è la tua prima volta tipo, come sa, so, devi accettare delle robe. In caso... Posso anche forzatamente cambiartelo da qua. Ora va. Ok, posto. Allora non te lo cambio. E... Bomba. Comunque, to. Oggi, oggi ragazzi sul, sul gioco mi sono divertito un po' e oggi ho prodotto... Ehm, posso far aprire le GIF in caso le scarico? Oltre a aver fatto altre cose, accorgimenti vari. Proprio così. Oh, dai, per quell'evoluzione di Ivi. Ho trovato sempre elegante. No, ma io ho scaricato i zip, ma sono fuori de testa. Vi faccio vedere. Abbiamo questo nemico che sarà una specie di orco delle caverne e, e via, principalmente appunto quando combatterete o appunto parlerete con i nemici, quando gli apparirà il dialogo, appunto ci sarà lui. E, e poi c'è lui. Questa è la mia preferita. <ride> il Lizard è il mio preferito. Dovrebbe essere un po' a tema piratesco. Questi Lucertoloni. mi ha fatto un capo? Io devo capire sta roba di TikTok, che non capisco da dove cazzo viene. Buonasera, Clodush. Come va? Scusami se un attimo sono sparito. Ma ho dovuto fare un attimo una roba. Spoiler del gioco, stavo facendo vedere ehm, appunto che i lavori che ho fatto oggi. Perché oggi ho prodotto come un pazzo e quindi, e quindi via. E appunto c'è questa lucertolona. E in hype minchia e eh, allora considerate tanto che ehm, appunto c'è questo mio amico che programma che però ha ehm, va a periodi cioè produce come un pazzo e poi fa la pausa produce come un pazzo e va avanti va avanti aspetta adesso ti faccio vedere con l'autoshock anche l'altro in realtà ho fatto anche altre cosette. C'è un brano che sinceramente non mi convince, adesso che ci ripenso. È speedrunnabile? Speed Direi di sì. Direi di sì. Cioè, almeno adesso a livello di logica, sì. Quanto costerà? È totalmente gratuito. Sarà un gioco per, uh, per telefono totalmente gratuito e via. Occhio che però è tosto, eh. Cioè nel senso... Più andrete in profondità, più gli strati sono resistenti, quindi in un certo senso vi servirà un piccone all'istante forte. Una roba così. Ed è per questo. Ed è per questo che stiamo lavorando a questo sistema che... Ognuno di voi avrà un codice unico. Un codice unico. Ci sarà una specie di PC nella vostra schermata. Voi immaginate la schermata principale come quella di Clash Royale. Quindi, scrollando, accedete ai vari menu. Scrollando a destra, troverete uno strato giornaliero che spaccandolo vi dà oro o comunque item casuali dipende cosa capita e si ricarica appunto ogni 24 ore scrollando un'altra volta a destra arriverete al computer al computer voi potete inserire dei codici o il codice di un vostro amico che vi darà degli oggetti o eh, potete appunto dare il codice a un vostro altro amico che vi darà oggetti picconi esclusivi e, e robe così, quindi voglio vedere chi completerà la collezione dei picconi, questo sono molto curioso. Perché ci sarà proprio anche un, uh, un, un NPC che comparirà mentre scaverete che appunto vi dirà, ricordati questo codice. Eia. A, que a questa roba... No, no, non si può fare, non si può sabotare. No, no, non si può sabotare e poi vabbè, al centro ci sarà appunto l'ingresso della miniera con, e prima di entrare vi dirà qua, quali oggetti portare perché voi sarete, diciamo così, limitati non li potete portà, eh, portare tutti quelli che avete nell'inventario generale e poi vabbè, a sinistra troverete eh, lo shop quindi troverete Miguel che con le offerte... Eh, Giornaliere, quindi vi, vi darà un piccone e vari oggetti randomici. Il piccone serve per potenziarlo, ve ne, ne dà uno sempre diverso, ma il prezzo sale. Ovviamente sale eh, anche la sua potenza, ma cambia l'effetto. Perché i picconi possono avere un effetto, ad esempio ce n'è uno che è il mio preferito, che è il piccone dado, praticamente diciamo che colpendo Diciamo così, a seconda del risultato avrà un moltiplicatore. Quindi, se esce uno fa 10, se esce 2 fa 20. È e... E strambo. Però, appunto c'è tutti questi picconi strani. Gameplay Reveal. Attualmente non c'abbiamo una. Sta lavorando una build alfa. Quindi siamo ancora in alto mare. Però veramente è proprio una, una roba. Penso guarda, datemi del tempo. Vi mando vi faccio vedere una roba te lo cambio te lo cambio no i, i picconi non si consumeranno eh, allora se sei da pc Claudush eh, se scrolli in basso della scheda informazioni c'è un'estensione che si chiama stream avatar e scegli il tuo preferito oppure se sei da telefono dimmi che ti spiego anche lì è un po più complicato ma via allora fatemi trovare il, uh, il file Fammi vedere il messaggio. No, dopo non, non ci sono. Domani mi devo svegliare presto. Cambio la posizione Ah! Eh, greve! No, adesso voglio fare just chatting allora. No, no, adesso facciamo altri 20 minutini, via. Allora, questa, sarebbe, questa non è la schermata definitiva, ma ehm, è quella molto più vicina al, al risultato finale. Devo un attimo ridurre qua la grandezza. da Android non mi viene in mente, però penso che sarà sotto la live. Ok, Giuseppe, buonanotte e buona giornata per domani. Allora, togliendo il personaggio, perché potrebbero apparire o no, qua avrete il vostro strato da spaccare, oppure potrebbero apparire oltre lo strato, che ne so, ragnatele e radici che bisogna toccando la radice e spostandola fuori dallo schermo, oppure potrete trovare dei minerali che dovete spaccare, perché se spaccate solo lo strato quei minerali non, vengono, non vi vengono dati. Attenzione. Ora chiedo a voi, perché io chiederò costantemente feedback. Ah beh, strana sta roba. Se mi riesci a fare uno screenshot me lo mandi così almeno posso spiegarlo ipoteticamente a chi ha Android. Mi faresti un grande favore. Comunque, chiedo a voi perché io voglio creare l'HAUD definitiva. Ma anche uno screenshot mi basta, va tranquillo. Mi, mi basta che mi evidenzi dove c'è senza che registri e robe così. Voglio creare l'HD definitiva e quindi mi serviranno i vostri feedback eh, per capire un attimo se riuscite a cogliere qualche icona e robe così. Vabbè, deduco che i cuoricini sapete cosa siano, cosa appunto rappresentano. Prima di passare a questo qua andiamo a passare qua alla, alla schermata azioni. La prima icona, forse la più difficile. Adesso dopo guardo Discord, grazie Enzo. Attendiamo un attimo per scoprire questa icona. Eh, questa qua blu, questa qua del piccone, cosa per voi rappresenta? I picconi che possiedi, ok la collezione allora considerate che ehm, ehm, ne potrete portare soltanto uno su, per miniera cioè uno, uno e basta quello che selezionerete nel, nel vostro inventario sarà quello che avete quindi dopo dovreste andare nel vostro inventario e via questo ehm, L'effetto speciale, l'effetto speciale del vostro piccone. Come ad esempio quello che ho detto prima del piccone dado. Ce n'è alcuni che, tipo che ne so, scavano automaticamente, oppure tirano un, appunto un colpo forte, un colpo più potente, o che ogni strato che spaccate guadagnate oro, robe, così. Questo ci cioè, ha indovinato Enzo. Sono i minerali e oggetti che trasporti. E appunto, i minerali, eh, quando uscire. E qui, eh, scusate, mi sto confondendo. E questo è il tasto per uscire dalla miniera. Perché attenzione: se voi morite ehm, con i, i minerali che avete raccolto, cioè i minerali non verranno convertiti in oro. Per convertirli dovete uscire. Appena uscirete, convertite in oro. Oro per spendere piccone, piccone più potente. E via giù. Grazie mille, Clodush. Gentilissimo. Nasconderci un pinguino? Oddio, allora, più che altro perché ormai sono stati stabiliti gli NPC, i nemici, robe così... Ma se il gioco va bene, siccome i giochi o comunque i film sono suddivisi in tre atti, sappiate questo. Uh, attualmente ci sono soltanto due atti. E vedendo insomma la risposta, sicuro ci sarà tre atti. Un piccone pinguino. Visto che ne devo fare altri. Mi, può piace, mi piace. Aspetta che me la metto. Me la metto tra le cose da segnare. Se trovo la penna, eccola. Piccone e pinguino mi piace. O comunque, vediamo un po'. Sei in un gioco. È perché mi servono idee per picconi. <ride> A posto, <ride> toh, visto che ci siamo. Qui ci sono alcuni picconi che vi faccio vedere, ma uh, considerate che non sono per forza la grafica finale. Non per forza sono picconi, eh? Premessa, occhio. Possono essere anche uh, cose. Ah, così me lo dici? Allora aspetta che li scarico. Colpo d'aria, aspetta, questo mi piace. Questo mi piace, non ci ho tenuto in considerazione. Attualmente i picconi possono fare questo. È un po' complesso. Però, ok. Aspetta, eh, vi dico un attimo i picconi che effetti hanno. Eh, appunto, scava automaticamente per 10 secondi. Eh, I pi determinati picconi fanno male eh, a determinate creature, che possono essere zombie. Creature originali come i Zark, eh, i Zarkian e robe così. Con colpa d'aria non c'è. Danno nel tempo. C'è un piccone che. Eh, più cuori possiedi, quindi anche se vai oltre i tre, eh, più danno farai nei primi 5 minuti in cui inizi la minata. Uh, se no c'è che per un periodo limitato hai un moltiplicatore tipo di 1.5 di danni, oppure che uh, per 50 colpi se distru eh, poi distruggi i minerali ti li raccogli automaticamente. Allora tutti si, met eh, tipo, si mettono dei pinguini easter egg da cliccare che appaiono casualmente Se ne clicchi tipo 15-20 sblocchi il piccone pinguino Che come abilità ha quello di poter congelare tutto lo strato E spaccarlo in una botta sola Ma si ricarica È un po' troppo OP ti direi C'è già che ti dà un cuore e basta E dopo l'effetto l'hai utilizzato per tutta la partita perché è troppo p, a parte che adesso dobbiamo fare i playtest, quindi... E... Allora mi piace, mi piace perché te la vorrei cambiare. Mm... Forse un NPC. Non lo tratterei proprio come... Non proprio un pinguino. Ma che eh, può darti robe random. Ma è molto veloce. Cioè nel senso ti compare così nello schermo. Tipo te dura due secondi poi va via. Ed è random. Ti può capitare a caso. Mi piace. Te l'ho convertita un po'. Ma... Mi è piaciuta la base o riduci i danni riduci i danni è, è è abbastanza OP per il gioco considerate questo quando voi combatterete avete presente quei giochi tipo vi, vi direi tipo osu quindi dovete colpire i punti indicati ecco quello che dovrete fare è proprio quello prima che eh, scompaiono perché quando scompaiono voi perdete un cuore Uh, dovrete essere veloci quindi uh, un piccone che rallenta il tempo quindi che potrebbe rallentare questa roba sì eh, questo è interessante perché sono effetti nuovi e mi piace mi piace mi piace e e via ci saranno comunque delle missioni non saranno troppe mm, penso sa sono proprio sei missioni e sono abbastanza semplici si tratta proprio di incontrare quell'NPC parlarci e continuare a scavare alcuni vi daranno anche dei picconi proprio, proprio esclusivi proprio della missione quindi daglie Dimmi. Non lo so perché ripeto, noi ancora, cioè, io ho Frank che programma e lui è impegnatissimo, è occupatissimo. E No, vabbè, Clodush non doveva. Grazie mille per, la, per questa decima sub praticamente. Clodush, gentilissimo, grazie mille per il supporto. Grazie. Torna in Antartide <ride> e via. Però, dai, comunque, Clodush, gentilissimo, grazie. Grazie mille. Non, non so come ringraziarti. No, non è un bambino in cantina. No, ma come? Ah, ok. Ok. Impossibile e via. Comunque il fatto è questo, raga. Attualmente io non vi posso dare una finestra di lancio, però con i piccoli upgrade. Cioè con i piccoli update che faccio io vi tengo un po' con live e Appunto, qua, quando uscirà, Va v'avvertirò. Ma tanto probabilmente lo urlerò ai 420. Perché sarò sicuramente gasato come una bestia. <ride> Slender, dai, torna dentro. 7 gennaio? Coloso. Uh, il fatto è che non abbiamo una data di scadenza per il momento e quindi può essere anche tipo mh, giugno 2024. Non lo so. Tutto dipende da, uh, da Frank e dal mio amico che sta lavorando agli strati. Palese, palese, assolutamente. Assolutamente. Dico solo una roba. Questo soltanto per veri pat patriotici. Appena scaricherete il gioco e lo avvierete, siete subito al menu, andate al PC e scrivete il codice Italia. Riceverete un piccone. Spoiler. Esatto, codice Italia. Vi faccio lo spoiler, poi basta. Fatemi aprire il zip. Riceverete questo particolare piccone. Oh, per iniziare ci sta, eh. Ah, eh, io vado, vado. Eccola. Spaccate tutto con la Margherita. <ride> e via. Scavate come matti. Ah, è vero. Scusami. Scusami, ho detto una cazzata. Scusami. Scusami, qua veramente sono un pagliaccio. nel mio server quel pixel della margherita ah boh ragazzuoli È il momento di andare a Mimira. Sì, sì, ma a parte questo sicuramente apriremo anche una pagina Instagram e la nostra idea è mettere anche appunto dei codici uh, proprio lì. Oltre che casomai qualche immagine del gioco durante tipo le settimane dal rilascio, tipo ti esce il nuovo post. Tipo, dove c'è tutti quelli della pixel art? Che fanno così e con scritto tipo usa questo codice e ti droppo un piccone e robe così. Però, appunto, sì, sì, sì mm, sicuro caricherò il post anche su robe così. Pinguino, allora i codici sono limitate a sei cifre, cioè da sei lettere, però possono essere anche numeri. Papero Grazioso, grazie mille per il follow, benvenuto nella banda. Pingu, col punto esclamativo. Benvenuto nel canale. Come va, come va? Spero tutto bene. Vediamo, perché forse può essere uno dei quei picconi che si possono trovare negli strati, visto che c'è uno strato a tema ghiaccio. Ma come no? Ripotti. Riapro la margherita, ok. Ecco il piccone margherita. Giullare? Just there. Oddio Dici questo? Dove ho messo il cursore? Tanto dovrò fare i rework Quindi il Probabile non ci sarà più Ok, te lo spiego subito papero perché più che altro stavamo anche per eh, staccare. Allora, eh, noi principalmente siamo un canale di gaming e diciamo che portiamo un paio di format e anche qualche gioco. E vabbè, tra i più casomai gettonati, conosciuti, ad esempio c'è Fortnite o appunto attualmente stiamo portando una hardcore su minecraft eh, che però c'è aerobrine e ogni tanto ci delizia con le sue apparizioni e speriamo faccia anche qualcos'altro oltre a questo portiamo, stiamo portando una serie con un mio amico su Terraria oppure ci sono format tipo domenica andremo su questo format che si chiama indie horror dove scopriamo vari giochi indie e appunto a tema horror e in più più che altro l'episodio di domenica avrà un gioco un po' goloso che forse possiamo farlo diventare una serie. Eh, sì, è il nostro primo gioco che stiamo facendo. Sì, sì. Eh, penso che sono arrivato al terzo atto del DLC di Little Nightmares. L'ho incominciato un po', ho risolto un enigma ma dopo un attimo ho staccato perché c'è stato un punto prima che mi ha distrutto. Sono arrivato dove c'era la signora. Yeah, l'abbiamo superata. Eravamo tra le scale e robe così. E poi, vabbè, ad esempio, altri format sono le gare su Mario Kart: eh, dove appunto la gente eh, può puntare con i punti canale per vedere se tipo mi posiziono nella top 3 o no e altro però principalmente il nostro canale è a tema gaming e mi piace però esplorare vari generi e robe così dopo principalmente dopo due ore di gioco faccio just chatting è difficile che mi sposto su un altro gioco Dai, sicuro nei special thanks. Perché ci metterò anche casomai vari nomi di miei amici che casomai ehm, mi hanno dato feedback. E quindi i ringraziamenti speciali. Sì, sì, sì. Ci abbiamo pure una nostra amica che sta fa dei lavori incredibili, ci sta traducendo il gioco sia in inglese che in spagnolo. Tanta roba, e forse anche in francese. Quindi, international. No, no, Clodush eh, mi ha dato anche dei grandi feedback. I'm, dobbiamo assolutamente inserirlo. Buonanotte, Deux. Buonanotte e buona giornata per domani. Vabbè, adesso queste proprio piccolezze. <ride> Primo dopo, bomba. Però li incomicerei a segnare dalla prossima volta. Perché io ho paura di perdermene uno. E dopo un attimo fa una pace correttiva per un nome un attimo mm. però l'obiettivo è rilasciarlo senza bug o con meno bug possibili infatti mi sa che ci starò dalla mattina alla sera cazzo almeno per quanto riguarda i playtest personali chiusi via Cioè, boh, è incredibile. Cioè. cioè, manca fra poco che mi, vai, do, mi dai i soldi sotto banco per... Uh, per non inserire quello... per lo smartwatch? Non credo sia possibile. Non so se casomai dobbiamo fare noi dei supporti Per uh, tipo gli smartwatch Questo non lo so Vi dico soltanto che uh, Per Pingo niente è impossibile Madonna Però dopo stai sempre così eh No non, non servono sub Non mi faccio corrompere Mi dispiace e... Più che altro occhio. Perché dentro il gioco sicuramente metteremo un'opzione per resettare i dati. Del, ovviamente del gioco non del vostro telefono. Ehm... Ci saranno due scelte importanti. Cioè ci saranno due momenti in cui dovrete fare una scelta. Uno sarà vi verrà riproposto abbastanza spesso se rifiutate, cioè se continuerete a rifiutare vi verrà sempre riproposto, mentre uno è proprio... appunto... Eh... attenzione, cioè quello che fate cambierà il comportamento di un determinato personaggio. Eh... Comparirà un nuovo tipo di nemico e robe così. Eh, oddio dipende che cioè che cosa vi dirà. Però di base è consigliabile. Cioè, se appunto farete quella determinata opzione quando ci ritornerete. Eh, vi richiederà se appunto volete fare quello o eh, rifare quell'altro ogni volta che eh, appunto fate sta roba. Non voglio fare spoiler. Mentre l'altra scelta sarà una sola. Occhio però che è una scelta che appunto al massimo dovrete resettare il, la partita del gioco. Occhio quello che fate perché appunto mh, apporterà delle modifiche all'interno della partita. Per sempre finché non le resettate. Quindi occhio a quello che fate. No, allora l'unica, vi dico ci sarà la pubblicità, sì, ma fatemi spiegare, vi comparirà un goblin di nome Miguel che vi chiederà di vedere la pubblicità. Se la vedete, e, e quindi appunto vi ricordate quell'un minuto di pubblicità? Avrete un minuto di per due. Grande Miguel. Miguel, sappiate che è il vostro principale venditore. Vi venderà, vi venderà tante robe. Però adesso mi leggo un suo dialogo, perché è il mio preferito. È una mezza simicitta. Ehm oddio, non ci... ma pare che saranno pochissime e poi potete rifiutare quindi chill e se resistiamo ripartite da zero quindi come se avete iniziato il gioco da zero comunque il dialogo, che... questo è il mio preferito Armature, pozioni, bombe? Venite amici! Qui da Miguel troverete tutto quello che vi serve per una golosa minata, anche se lui parlerà in modo strano. Tipo così. Armature, pozioni o bombe? Vieni qua! Qui trovi tutto quello che ti serve. <ride> via no allora si basa sul nostro amico che parla in questo modo strano e ormai è un meme lo sa benissimo però è un grande è un grande Michela è una mezza cheat sappiate questo e Ok, oh, allora più che altro ti dico, scusami ma penso che anche se abbiamo sfondato il mio orario, eh, adesso più che altro scappo a dormire. Quindi anche next time. Non vado su Apple. Vabbè, considerate che ahimè all'inizio uscirà soltanto all'inizio solo per Android, perché Apple ci chiede 99 dollari all'anno. E poi non so se deve superare un processo, robe così. Però, io lo dico. Io lo voglio far uscire anche per Apple perché insomma, pure io ho un iPhone, ci vorrei pure io giocare. Quindi, quello che voglio dire, è, utenti Apple: sapete che se il gioco va bene, lavoriamo subitissimo. Alla prima, alla versione Apple subitissimo. No, no, dai. Un attimo, non è che voglio mettere a, a far usare altri metodi per, per questo, quindi vi dico. Cercheremo sicuramente di farlo uscire anche per Apple, perché comunque la nostra idea è anche non fare un solo gioco per mobile, anzi, spoiler, non abbiamo ancora scritto nessuna documentazione, ma abbiamo già l'idea per il secondo gioco. E, piccolo spoiler, ma non troppo, vogliamo fare una specie di, diciamo, brand, cosa voglio dire? Che praticamente... Anche il secondo gioco è collegato al primo. Anche se è diverso. Un po' di universo collegato, robe così. La cosa dell'account, in che senso? In che senso, scusa? Se l'account Google, eh, non ti posso assicurare nulla perché dobbiamo appunto vedere come funziona per noi è proprio roba non, non sappiamo come funziona il collegamento all'account google e tutti i progressi cioè non sappiamo se dobbiamo acquistare un database è eh, appunto perché avremmo in mente come fare ma dovremmo affittarlo o comunque noleggiarlo e siccome non abbiamo effettivamente anche spazio cioè dovremmo affidarci a robe esterne e dobbiamo trovarne uno buono tra virgolette, sia per prezzo ma sia perché affidabilità perché dopo non so come va a finire con i vostri account. Quindi, per il momento credo che almeno la versione base non avrà un account per tenere i dati. Sappiate questo. Non siamo così tanto tecnologici, però. Sicuramente troveremo un modo, soprattutto. Se, cioè, io adesso non voglio neanche. Di o oh, il gioco deve andare bene, robe così. Però appunto puntiamo molto al gioco che vada bene perché così cazzo continuiamo. Beh, ma se dovete disinstallarlo, bomba. Anzi, penso che anche il gioco, massimo, massimo arriverà a 100 mega, 50. Perché tutto il peso lo sta prendendo le canzoni. No, non ci sarà nessuno shop. Cioè, allora, se si tratta di shop con soldi reali, no. Cioè, almeno per il momento non ci sono. Sarà, tra virgolette, tutto gratis. Eccetto appunto per Miguel che ti chiederà di guardare una pubblicità. Però... Che tu puoi accettare o rifiutare. Vabbè, ma come fa a essere un gioco pay-to-win? Però ancora lì, più che altro, è una zona grigia anche per noi, perché comunque ci dobbiamo documentare. Non credo che posso mettere boh, piccone 2 euro e casomai ha un effetto quando appunto vai a picconare, queste robe così. Prima di tutto, capiamo, perché sicuramente ci sarà qualche legge per tutelare l'acquirente, bisognerà mettere comunque i termini e condizioni. No, allora lo shop ehm, vogliamo vedere. Ma molto probabilmente arriverà se ci, se ci sarà un'espansione. Espansione gratuita. Lo shop sarà opzionale. Cioè, quello che vuol dire è che tu puoi completare il gioco anche con eh, la roba base, senza shoppare. Lo shop deve essere proprio un'opzione in più. Non sarà mai pay to win, perché io detesto i pay to win e... e soprattutto non voglio avere questa nomea che faccio giochi pay to win. Quello vediamo, perché tanto alla fine per ora non è che se tipo crepi parte la pubblicità così che te copra tutto. <ride> esatto, è la più forte di qualsiasi gioco di carte. Anche un po' nell'amore eh, che molto spesso c'è l'amore a prima vista. Questa è un attimo eh, una battutaccia che mi piace ogni tanto riproporla. però, bomba. Idea ho paura. Però sentiamo, sentiamo dopo questa, però andiamo a Mimir. Che se no, io domani mattina devo mettermi Wake Me Up per alzarmi. Wake me up. Ma io quella canzone l'ho scoperta. Con tipo un video edit di un film di Pokémon. Che c'era Darkrai, non ho mai più ritrovato il video. <ride> per la citazione. Bot. No. Una cosa che velocizza il tempo. Tempo in, in che senso? L'informazione di... Allora, c'era la canzone Wake Me Up. era su un film di Pokémon dedicato a Darkrai, perché, tipo, lui fa tutte le mosse, parte la canzone, Wake me up, e robe così. Cioè, allora, da Daffiolo me gasava, se lo riguardo adesso dico che forse è un po' una mezza cazzata, però da mi aveva gasato un po', mai più ritrovato sto video, ma avrà pure un nome di... stranissimo, ne sono sicurissimo. Però... Io ormai sono arrivato a quest'età. Ti dico Enzo. e Devo essere sincero: è uno di quei video che non voglio, non voglio proprio vedere. Cioè, deve rimanere nella leggenda che non ho mai trovato, ritrovato più questo video. No, se lo ritrovo, ci rimango male. Tutti i tentativi che ho fatto, ore di ricerca e via. Piattaforma. Eh, ma guarda, era su YouTube. guarda È un video talmente vecchio che l'avranno cancellato. Però perché deve arrivare al drop, appunto di Wake Me Up, eh, dove appunto Darkrai fa tutte le, le cazzate che fa. Quindi, tostissimo. Periodo... Ti direi 2009. Più anni passa e più diventa difficile. Quindi è tosta, eh. È tosta dura. Eh, 14 anni fa. Credo era del 2009, 2010. Era quel periodo comunque che appunto c'era la generazione di perla, diamante e platino. Che roba. Ah, madonna. Allora ti lascio con la ricerca perché adesso più che altro amici della notte, scusate, è arrivato il momento di andare a Mimira. Vi ringrazio per la compagnia. Vi ringrazio comunque, Blaker e Clodush per essersi abbonati, anzi, Clodush per aver regalato un abbonamento gentilissimi. Vi auguro di passare un bel sabato, spaccate giù tutto, mi raccomando. E noi, ci ribecchiamo qua sul sito viola da domenica esatto enzo per essersi abbonato e grazie mille per le vere parole codus e niente buonanotte buonanotte e buonanotte saluti saluti saluti